sui contractors. L'impresa madre è responsabile per la condotta delle imprese figlie, e questo anche a tutela dei lavoratori e di chi è oggetto di violazione di diritti umani. Infatti il lavoratore ha quale copertura per il risarcimento sia l'impresa figlia che l'impresa madre, con una probabilità di successo di ricevere un rimborso superiore. E questo, diciamo, è un esempio abbastanza immediato per i nostri beginner, se possono capire così. Quest'ultima cosa che hai detto è molto importante, perché non solo appunto c'è la responsabilità dell'azienda madre, nonostante le aziende figlie possano essere anche contractor, ovvero non sussidiarie e quindi non dipendenti dall'azienda madre, e quindi c'è una vera e propria responsabilità, potremmo dire quasi oggettiva, ma è anche importante che il lavoratore e tutti quelli impiegati nella produzione del bene sono protetti non solo dall'impresa ultima, quindi dall'impresa figlia o dall'eventuale impresa contrattuaria, ma anche dall'impresa madre, che di solito ha un capitale talmente grande che può benissimo coprire qualsiasi tipo di qualsiasi rimborso legato a violazioni di diritti umani. E per entrare ancora più nello specifico, prendiamo un esempio della telefonia, che di solito è uno di quei settori che coinvolgono tutto il mondo, diciamo. Quindi un cellulare prodotto in Cina con coltan, ad esempio, che è una materia di cui sono fatti i processori, estratto ad esempio in Africa. Ebbene, se avviene una violazione nell'estrazione una violazione di diritti umani nell'estrazione del coltan in Africa, sarà comunque responsabile l'azienda che magari ha sede negli Stati Uniti, ma sarà anche responsabile non solo l'azienda figlia che acquista il coltan in Cina per assemblare il telefono, ma anche l'azienda che si occupa degli scavi e dell'estrazione del coltan. Quindi si spera che il lavoratore in qualche modo troverà il giusto risarcimento. Voglio dire, mi sembra giusto, e anzi grazie per essere entrato nello specifico, perché qui a parlare di madre e figlie mi sa che stavo confondendo. Giacomo, per parlare di responsabilità sociale d'impresa, capire da dove arriviamo e dove andremo, abbiamo in collegamento con noi Riccardo Taverna, direttore economia civile e sostenibilità di Aiden Partner, una società di consulenza basata a Milano, nata nel 1995, che ha scelto di concentrarsi su sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa come aspetti fondanti del suo lavoro con i partner e con i clienti. Ciao Riccardo. Ciao. Riccardo, noi abbiamo dato nel corso della puntata una definizione istituzionale di responsabilità sociale d'impresa. Ci piacerebbe sentire da te una variazione sul tema, ecco, una personale interpretazione di cosa è CSR, ovvero responsabilità sociale d'impresa. Allora, noi in AIDA abbiamo elaborato anni fa una definizione di responsabilità sociale d'impresa orientata all'azienda, cioè quello che abbiamo visto mancava era qualcosa che la calasse nella realtà aziendale, e l'abbiamo definita un modello di gestione dell'impresa che, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, cioè i portatori di interesse, dipendenti, fornitori, clienti, consumatori, ne migliori le performance ambientali, sociali ed economiche, massimizzando reputazione e valore. Quello che secondo me è innovativo di questa definizione è che coniuga il profitto della creazione del valore con la modalità con il quale va raggiunta, cioè migliorando le performance ambientali e sociali. Riccardo, io e Giacomo ci chiediamo nello specifico quali vantaggi trae un'azienda che decide di avvicinarsi a un concetto che poi tanto concetto non è, ma è proprio azione di responsabilità sociale d'impresa, appunto. Allora, la domanda è molto interessante e pertinente, perché pone l'enfasi su il fatto che o l'ipotesi che la responsabilità sociale d'impresa sia una cosa innovativa. Io non lo penso. Io penso che la responsabilità sociale d'impresa, poi cercherò di dimostrartelo, è un qualcosa che esiste fin dai tempi della nascita dell'industria. Perché? Che cosa vuole un imprenditore, un manager? Un imprenditore, un manager vuole massimizzare il valore, aumentando fin dove il mercato glielo consente i prezzi, e diminuendo i costi, quindi generando efficienza all'interno dell'azienda. Questo è il suo obiettivo.
che lo faccia fornendosi di energia da fonti rinnovabili e non da fonti fossili, e questo gli genera dei risparmi, sta facendo una cosa di buon senso. È responsabilità sociale di impresa. Che lo faccia motivando i suoi dipendenti per renderli più produttivi è una questione di buon senso. A me è capitato alcuni anni fa di dover fare per la quarta volta un intervento ad un master e mi stavo annoiando a fare sempre lo stesso pezzo, per cui ho deciso di cambiare. Ho chiesto ai miei collaboratori di identificare gli elementi che determinano l'eccellenza di un'azienda in termini di responsabilità sociale d'impresa. Quando li hanno trovati, li ho mandati indietro nel tempo, con il web naturalmente, per cercare chi erano stati i primi. Ti faccio un esempio, gli asili nido aziendali, se oggi un'impresa costruisce un asilo nido aziendale, va su tutte le prime pagine dei giornali. Allora, la tessitura a Crespi d'Adda nel 1870 ai dipendenti aveva messo a disposizione, aveva costruito delle villette, una biblioteca, l'asilo nido aziendale, l'ospedale, la chiesa e anche il cimitero. Possiamo dire che non era socialmente responsabile? Era socialmente responsabile. Se solo partiamo dal 1870 per arrivare a oggi, abbiamo dei campioni di responsabilità sociale d'impresa. Il campione del mondo è Adriano Olivetti, è italiano, è nostro. Perché? Perché Adriano Olivetti aveva un'idea di azienda che metteva al centro l'uomo. Tutti gli uomini erano veramente fonte di ispirazione per l'azienda. Ti racconto un episodio che secondo me è sintomatico. Natale Cappellaro era un ragazzo pugliese che non aveva studiato e che era andato a lavorare all'Olivetti nel reparto dell'assemblaggio delle macchine da scrivere. Il direttore della produzione va da Adriano Olivetti in un'occasione e gli dice che Natale Cappellaro sta rubando dei pezzi, perché la sera si accorge che esce con dei pezzi in tasca. Sospetti di spionaggio industriale o quant'altro. Chiamano Natale Cappellaro e gli chiedono perché sta portando a casa i pezzi. Adriano era un curioso, non si fermava al fatto, e lui gli ha risposto: perché assemblando la macchina in questo modo siamo inefficienti, per cui io sto studiando a casa la sera come fare ad assemblarla in un modo più efficiente. Sai qual è stata la conclusione? Il direttore della produzione è stato licenziato e Natale Cappellaro ha preso il suo posto, fino ad avere la laurea honoris causa all'Università di Ingegneria di Bari, mi pare. Riccardo, guardiamo un attimo al futuro, a quello che accadrà dopo. Cosa diventerà la CSR? Cosa diventerà la responsabilità sociale d'impresa di qui a, non so, 20-30 anni, in un mondo che è in continua trasformazione? Mentre parliamo con te, c'è in atto una importantissima manifestazione sul clima, si parla sempre di più appunto di riscaldamento globale, si parla di cambiamenti nei diritti individuali delle persone. Che cosa sarà la responsabilità sociale di qui appunto a 20 anni? Allora, io mi aspetto, questa è una mia speranza, ma la traggo dalle cose che studio, dagli incontri che faccio, è che le aziende si assumano la responsabilità di qualcosa sul territorio che vada oltre il loro business. L'impresa deve rendersi conto di un fatto: il territorio nel quale opera, sia che produca sia che venda, è quello che gli genera ricchezza. Se lo depaupera, sta creando i presupposti per inaridirsi lei impresa. Per cui il superamento è anche un superamento dell'economia circolare, di questo concetto di circolarità dei beni, dove i rifiuti diventano materia prima seconda. La vera economia circolare, forse, anzi ne sono convinto, è quella dove l'azienda restituisce al territorio una parte della ricchezza che produce, per poi riprenderla attraverso la vendita di servizi e di prodotti di maggiore qualità. Io direi che il termine del futuro è economia civile.
che non è un termine innovativo, è un termine antico, nato nel 1870 a Salerno da un abate italiano, Antonio Genovesi, che mentre Adam Smith scriveva le basi del capitalismo, parlava di un'economia dove la collaborazione, dove il rispetto delle persone, dove il rispetto del patrimonio del territorio era centrale, dove un concetto era straordinario, si parlava di felicità in azienda. Adriano Olivetti parlava di felicità in azienda. Riccardo, grazie mille per essere stato con noi, grazie davvero sia da me che da Giacomo. Grazie a voi. Allora Giacomo, adesso secondo me è arrivato il momento di capire un po' come si stanno muovendo le aziende in ottica CSR, responsabilità sociale d'impresa, e io ti volevo raccontare di Montblanc. Hai presente Montblanc? La penna di lusso. Le penne stilografiche, le penne di lusso, stilografiche di lusso, note in tutto il mondo per l'eccellenza appunto della scrittura stilografica, che appunto oltre alle penne offrono ai clienti una grandissima quantità di accessori che possono accompagnarli nelle giornate di lavoro. Tra le produzioni della casa, che la Montblanc è tedesca, troviamo una linea che ha un significato importante, una linea disegnata da Mark Newson a supporto della lotta contro l'AIDS condotta dalla fondazione RED, che è stata fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver, con la missione di permettere ad aziende e privati di contribuire alla causa AIDS. Allora, scegliendo un prodotto di questa special edition Montblanc e della collezione, perdonami, Product Red, si compie un gesto importante. Infatti una parte del ricavato di questi accessori viene versata al Fondo Globale, un'organizzazione che è, diciamo, nata con la finalità di accelerare l'eliminazione della sindrome da immunodeficienza acquisita, ovvero l'AIDS, e di altre malattie come tubercolosi ed epidemie di malaria. Per ogni singolo acquisto o donazione alla fondazione si garantisce 25 giorni di farmaci salvavita per l'HIV. L'impegno della Fondazione Red ha generato a oggi oltre 500 milioni di dollari grazie al supporto dei partner, tra i quali appunto, come dicevamo poco fa, Montblanc. Sì, mi sembra una cosa molto interessante. Mi sembra un esempio importante che... e soprattutto penso che su prodotti di questo tipo, che sono anche di lusso in realtà, se c'è una componente che effettivamente ha un beneficio, ha un impatto sociale positivo, mi sembra una cosa meravigliosa. A proposito di cose meravigliose, andiamo in Italia e parliamo di un'azienda che diciamo è abbastanza nota. Ti parlo di Lavazza. Se ti dico Lavazza, che cosa ti viene in mente? Vabbè, il caffè, voglio dire, scritta blu. Allora, c'è un contratto integrativo firmato appunto nello stabilimento di Settimo Torinese di Lavazza, che riguarda non solo un corposo bonus produttività, ma anche una serie di premi ai dipendenti che mettono su famiglia. Attenzione però, se io ti dico famiglia, non devi pensare alla famiglia tradizionale, mamma, papà, matrimonio e figli, ma anche a famiglie che tradizionali non sono, ecco, famiglie che appunto non rientrano nel canone della normatività. Sì, sì, ma io sono pronto a... non abbiamo nessun problema, anzi, esatto. Allora, si tratta di un bonus di 250 euro per ogni figlio nato o adottato, ma anche un analogo una tantum, tra virgolette, dello stesso valore, quindi sempre 250 euro, a chi si unisce in matrimonio, unione civile o coppia di fatto. Quindi non c'è bisogno di andare al Family Day per prendersi 250 euro nello stabilimento di Settimo Torinese di Lavazza. Ma ci sono anche altri casi. Allora, tra gli altri esempi c'è quello di Lego. Giacomo, ci hai mai giocato con i Lego? Non diciamo neanche di che cosa si tratta, perché voglio dire, sarebbe pleonastico. Chiaramente sì. I famosi mattoncini. Allora, Lego con il WWF ha stabilito un accordo per la ricerca di nuovi materiali più rispettosi dell'ambiente. Ancora l'ambiente, più nello specifico i rischi legati allo scioglimento dei ghiacciai, sono stati al centro di una vera e propria performance artistica che a Milano ha visto costruire un orso polare, che è una specie in via di estinzione, ricordiamolo, con 150.000 mattoncini del brand. Straordinario. Allora, leggenda vuole che numerose lettere indirizzate all'azienda, in cui i suoi clienti più piccoli esprimevano il desiderio di un mondo più sano per il futuro, abbiano spinto appunto Lego a creare il Build the Change, un progetto in cui sono proprio i bambini incitati a trasmettere la propria idea di futuro, un futuro quanto più green possibile.
Sì, diciamo che per un gioco che era interamente quantomeno costituito in plastica è un passo avanti fondamentale. E soprattutto ci dà il gancio per una riflessione importante. Molto spesso sono le giovani generazioni, anzi diciamolo i bambini, quelli ad avere un'idea di futuro più sostenibile, magari più